Solo. Passo la vita in solitudine, solo e soltanto in compagnia di me stesso. Mi dico qualcosa, ma non mi rispondo, perché sono distratto da un silenzio assordante. La brezza dell'affanno mi accarezza i capelli, mentre i raggi di un sole malato mi costringono a socchiudere gli occhi. E in quella penombra intravedo qualcosa. Figure strane, così veloci che del passaggio rimane soltanto una debole scia. E adesso che faccio? Schiocco le dita e fermo il tempo. Il sole impaurito tramonta e la brezza mi schiaffeggia quasi a dirmi: apri gli occhi e guarda. Sì, guardo, ma quello che vedo non mi piace. Una città piena di persone grigie, immobilizzate dalla frenesia della vita, bramose di successo e benessere, persone che combattono il quotidiano solo e unicamente per il loro tornaconto. In un mondo che cambia vertiginosamente il suo aspetto, attimo dopo attimo. Urlo il mio dissenso, ma ho bisogno di conforto. Ho deciso, mi concedo una vacanza da me stesso. Sì, mi tradisco, mi darò alla prima persona che incontro. Ma a chi, se non vedo mai nessuno? Qualcuno grida, prima! E se poi qua, e se poi là? Quanti se? Ma perché, pur essendo una persona semplice, riesco sempre a complicare tutto? Ma sì, vado via. Sono nuda al mio cospetto, la mia anima uscita dal petto mi si mostra, impietosita e mi sussurra in un orecchio. Così è la vita. Allora mi siedo e rifletto. La cosa è grave. Cosa mi è successo? La solitudine in una moltitudine è una costante. Abitudini, convenzioni, rispetto. Mi hanno reso malato. Non di fuori, ma dentro al petto. È una battaglia titanica tra l'amore e il rispetto. Che combattono quotidianamente con me stesso.
successo esattamente come avevo detto. Salvatore! Ma cosa ti è successo? Salvatore, ma cosa ti è successo? Non lo so, Maria. Non lo so, solo... Ma dove siamo? Ma come dove siamo? Dai, tieni, mettiti le scarpe. Dai. Per qualsiasi cosa, chiamami. Io sono qui. Pensavo di amarti, ma invece ho trovato il vero amore in un'altra realtà. Non saresti in grado di capire. Ed è per questo che ho deciso. Ho deciso di escluderti dalla nostra vita. Addio. Cazzo fate in questi 5 giorni?